Allora, l'obiettivo è quello appunto di dare qualche spunto in merito alle modalità in cui si potrebbero implementare i tre temi che i professori e i direttori degli istituti di resistenza presenteranno successivamente, con un'attenzione a quelle che sono i social media e i social network, perché ci sembra appunto che sempre di più quello che accade anche nel mondo e il modo in cui si trasforma la società italiana, quello che sta accadendo, spesso si racconta e si narra anche attraverso i social media e i social network. Quindi comunque il contesto è quello di cui ha prima accennato Riccardo Cristofanini, è quello delle competenze digitali, che ormai di competenze digitali se ne parla dal 2006 attraverso la raccomandazione dell'Unione Europea ed è le competenze digitali di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione, lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. In particolar modo esiste un modello che ormai si sta affermando e che è emerso dal 2013, che è quella che identifica la competenza digitale come composta da tre elementi essenziali. Il primo è quella forse un po' più semplice, possiamo definire, che sono quelle conoscenze, quelle abilità strumentali per poter utilizzare i diversi supporti digitali. La seconda componente che viene inclusa nella cosiddetta competenza digitale è quella della conoscenza e delle abilità avanzate per la gestione dell'informazione, della comunicazione, della collaborazione e della partecipazione. La terza invece è quella delle attitudini personali per poter utilizzare in modo strategico le competenze digitali, ma anche in modo autonomo, creativo e responsabile. E credo che questi tre elementi, soprattutto quando andiamo a capire in che modo poter utilizzare dei social media e dei social network anche per fini rivolti all'apprendimento, siano sicuramente fondamentali ed importanti. Un altro elemento di quello che parliamo di social media e di social network, perché? Perché questo è quello che accade in 60 secondi online. Ci sono alcune cifre che stanno ad indicare rispetto ai principali social media, che sono i social network, Facebook, Google, Instagram, Skype, Twitter, WordPress, WhatsApp, YouTube, tutto quello che viene pubblicato online. Questo perché sempre di più si racconta e si narra e si percepisce quello che sta accadendo attraverso la rete. Direi che questo, insomma, sono dati assodati, sono fonti, tra l'altro queste ormai di quasi un anno fa, quindi immagino che le cifre siano ancora ben più evidenti di quelle che sono indicate in questo grafico, ma è questo credo, insomma, che sia una realtà di cui tutti noi siamo consapevoli e abbiamo ben presente. Quindi, qual è, diciamo, uno degli obiettivi di introdurre la cosiddetta digital competence, i social media, all'interno dei progetti di storia contemporanea? È proprio quello di introdurre qualche elemento formativo e informativo su queste tematiche, rivolti sia ai docenti e agli studenti. In che modo? Attraverso delle nuove modalità di implementazione sui temi di ricerca del bando che prevedono proprio l'uso di questi social media e anche l'utilizzo di nuovi strumenti social per la collaborazione e per la coprogettazione all'interno di piccoli gruppi. Questa sperimentazione si pensa di svolgerla con 8 gruppi che vorranno partecipare a questa iniziativa. In particolare, all'interno dei tre temi di ricerca, che poi verranno affrontati ovviamente in modo molto più dettagliato, si pensa di proporre in che modo possiamo introdurre i social media. Ad esempio, rispetto al primo tema, è quello di come poter ricostruire e narrare la storia con i sé. Se ci fossero stati i tweet e i post, in che modo sarebbe stata narrata la strategia della tensione e gli anni di piombo? Quindi in che modo i social media avrebbero potuto raccontare una giornata, un episodio della stagione del terrorismo? Questa è la prima proposta rispetto al primo tema. In relazione invece al secondo tema, che è quello della Repubblica e la trasformazione della società italiana, la proposta è quella di ricostruire
la trasformazione, e quindi in questo caso si può, ovviamente rispetto alla scelta dell'oggetto, attraverso delle immagini e i video che sono presenti in rete sui principali social media e social network. I primi sono YouTube, Pinterest, Instagram, Flickr o qualsiasi cosa che si possa considerare interessante. Rispetto invece al terzo tema, che è quello delle migrazioni, quindi muri verso ponte, probabilmente potrebbe essere interessante cercare di ricostruire la mappa della percezione delle migrazioni attraverso i principali social media. E quindi riuscire ad avere a fare una sorta di analisi, che non è sicuramente un'analisi di net sentiment, perché questo potrebbe essere un'analisi troppo approfondita, quindi un'analisi, come dire, più semplice, però sempre di tipo qualitativo, e quindi anche di tipo qualitativo e di tipo critico, per interpretare e contestualizzare quelle che sono le informazioni raccolte con strumenti di ricerca attraverso i cosiddetti hashtag, attraverso gli eventi, attraverso i post, attraverso i luoghi. E come principali social media si potremmo immaginare sicuramente Facebook, Twitter, eccetera. Allora, in che modo si pensa in qualche modo di dare un supporto, comunque di riuscire a dare il nostro contributo e quindi di lavorare insieme rispetto a queste tre proposte, a queste tre tematiche? Innanzitutto si pensava di realizzare una sorta di assessment online composto da non più di 15-20 domande, in cui sia i docenti che gli studenti potrebbero raccontare quali sono le proprie abitudini d'uso dei social media, sia nella vita privata che nella vita professionale. Quindi un po' per riuscire ad indagare qual è il tipo di confidenza e anche il tipo di utilizzo di questi ambienti, dei social media, dei social network, anche all'interno del contesto didattico, se esistono, se invece non esistono, perché non esistono, e se già esistono, in che modo esistono. E anche se eventualmente si utilizzano già degli strumenti di collaborazione e di coprogettazione all'interno di esperienze di apprendimento. Il periodo in cui questo questionario online sarà a vostra disposizione, e che probabilmente verrà fatto con uno dei vari tool e dei vari strumenti online che esistono per fare i questionari, sarà indicativamente tra il 18 e il 30 novembre, quindi nella seconda metà di novembre. A partire da quelli che saranno poi i risultati di questo assessment, verranno erogati due webinar, che sono i cosiddetti seminari online, di circa un'ora. Le tematiche generali saranno quelle dei social media e la didattica, cioè in che modo utilizzare i social media per la didattica, su eventuali ambienti social per la coprogettazione e la collaborazione. Ne cito due tra i molti che esistono attualmente come strumenti open source, che sono Slack e Trello, e magari qualcuno di voi già li conosce, già li sta utilizzando. Il periodo di riferimento per l'erogazione di questi due webinar sarà indicativamente tra la seconda metà di gennaio e i primi 10 giorni di febbraio. Poi ovviamente tutte le modalità diciamo più logistiche verranno definite, concordate con i partecipanti e con gli 8 gruppi che vorranno partecipare a questa iniziativa. Ovviamente noi per tutta la durata del progetto vi offriremo il nostro supporto rispetto a queste tematiche, questi argomenti di cui prima ho parlato, attraverso un ambiente online per l'apprendimento che è denominato Smart 3L, dove 3L sta per Lifelong Learning, cioè per l'apprendimento permanente. Giusto una qualche idea di qualche elemento in più rispetto all'ambiente che verrà utilizzato, che è Smart 3L, cioè Smart Lifelong Learning, che è proprio la piattaforma di CSI Piemonte per l'apprendimento social e collaborativo. Un'area di questa piattaforma didattica sarà
dedicata al progetto per poter, al fine di coordinare e offrire anche un supporto didattico. L'ambiente che cosa fa? Mette a disposizione una sezione social che è basata un po' sulle stesse, diciamo, logiche della condivisione che sono tipiche dei social media, in particolar modo di Facebook, e quindi la possibilità di creare dei gruppi, la possibilità di avere degli amici, la possibilità di condividere eventi, post, immagini oppure video. Ma permette anche la strutturazione di percorsi formativi attraverso una piattaforma e-learning che è la piattaforma Moodle, che probabilmente magari qualcuno di voi ha già avuto modo di sperimentare, che è una piattaforma open source per l'e-learning ormai diffusa a livello internazionale. Ci sono moltissime università, scuole e enti pubblici che lo stanno utilizzando. La partecipazione ai webinar di cui prima abbiamo parlato, i seminari online, e poi la possibilità anche di avere una sorta di archivio, ovvero di un repository didattico per l'organizzazione di contenuti e di materiali didattici per categorie tematiche. Questo è, come dire, la proposta e la collaborazione di CSI all'interno del progetto di storia contemporanea, che sappiamo che è un progetto di storia che è consolidato negli anni e che è anche di grande successo, e quindi ci auguriamo che questi elementi innovativi possano essere una nuova occasione per ripensare a degli elaborati anche definitivi e finali, anche con un approccio più orientato a quello che possono essere i social media e i social network. Vi ringrazio per l'attenzione.